Ce ne sono stati tanti, ricordo che particolarmente coinvolgente è stata la settimana in cui abbiamo girato i ritorni a casa di Anna, cioè quando Anna torna a casa, cioè abbiamo girato le scene in casa Anna che comprendevano anche i confronti con il compagno e quindi lo sviluppo di quel rapporto, il compagno Alessio che è interpretato da Giuseppe Battiston. E erano delle scene anche molto dolorose perché Anna mentiva a quest'uomo che l'ama in maniera assoluta e quindi io ecco in quei giorni mi ricordo forse che il dolore del personaggio è arrivato un po' anche addosso a me. Ma io sì, ho trovato, era molto delicato per me se erano le scene di sesso perché inevitabilmente dovevano esserci in questo film per raccontare un amore così passionale tra loro due e siccome non sono delle scene semplici da affrontare ci abbiamo lavorato molto anche facendo delle prove prima insieme a Alba e a Pier Francesco per decidere bene come volevamo che si sviluppassero e poi il momento delle riprese è stato un momento delicato, sono quei momenti in cui si è pochissimi sul set e si cerca di creare una situazione per cui delle scene del genere possono avvenire senza che ci siano degli imbarazzi, delle vergogne eccetera e gli attori possono sentirsi liberi lo stesso di sentirsi dentro dei personaggi perché non è facile. Alba, spero che tu l'abbia dichiarato, ho provato una certa identificazione con Anna, una cosa che non mi è mai capitata prima. Cosa è accaduto questa volta? Che momento è per il tuo percorso d'attrice? È stato un lavoro molto importante, forse questa è stata la dichiarazione che ho fatto, quindi il personaggio di Anna è stato un personaggio che ho vissuto, col quale ho convissuto per molti mesi, anche prima delle riprese, perché come diceva Silvio abbiamo fatto delle prove circa per insomma, 3 settimane prima dell'inizio delle riprese e è stato un personaggio a cui credo di aver dato, cioè non per quello che è rimasto, ma per come io l'ho vissuto emotivamente, a cui ho dato molto, e ecco questo.